Radio Radicale, ben ritrovate e ben ritrovati alla seconda parte della nuda verità dei 20 anni di alchimia per l'inclusione sociale. Insieme si può, insieme si deve, con la presidente Rita Macioci, con gli psichiatri Marco D'Alema e Paolo Cori e con le testimonianze di Paolo Buratti e di Giulio Ferrante. Una seconda parte di un percorso, quello dell'associazione Alchimia, oggi presieduta da un ex utente di un centro di salute mentale di Frascati, Rita Macioci, e nell'ascoltarla si comprende perché la comunità cura e perché la salute mentale ha bisogno di cittadini. Buon ascolto. Che sviluppo pensi debbano avere per appunto essere, un po' facilitare quella sorta di, no, di visione della salute mentale, no, di comunità? La domanda si La domanda è riferisce rispetto ai al dipartimenti di salute Dipartimento. mentale, perché noi stiamo parlando ovviamente di una realtà come l'alchimia, che ha sentito, no, il bisogno dell'operatore, no, di essere creata e quindi di facilitare la relazione non più esclusiva tra operatore ed utente. Quindi, però i dipartimenti di salute mentale, i centri di salute mentale continuano ad essere ovviamente il punto iniziale, no, di confronto tra quindi cosa dovrebbero essere o dovrebbero diventare. Ma su questo, diciamo, è da prima di fondare Alchimia che abbiamo alcune idee abbastanza chiare, ma purtroppo che non riescono a svilupparsi. Per utilizzare un riferimento, no, il professore Benedetto Saraceno, che è stato responsabile dell'OMS per la salute mentale, quindi una personalità molto nota, e lui scrisse un libro, no, sulla riabilitazione come intrattenimento, no? Proprio riferendosi a tutte quelle dimensioni, diciamo, tecnicistiche, diciamo, della riabilitazione. E disse: il cuore della riabilitazione va inteso come rendere possibile alle persone con problemi di salute mentale di rinegoziare o negoziare la propria esistenza come cittadini, non come persone. E quindi quello è l'obiettivo, non le skills, le abilità o tutte queste robe, no? Ma ridare alle persone quello che insomma, in termini inglesi si chiama agency, cioè la capacità di governare la propria vita nel contesto in cui vivono, no? Quindi da questo punto di vista i dipartimenti dovrebbero avere questo obiettivo, quindi non parcellizzare una serie di interventi più o meno qualificati e più o meno evidenti, no? Da offrire ai cittadini, no? Una modalità che è sempre più ambulatoriale, come dimostrano le ricerche della Società Italiana di Epidemiologia, no? Noi facciamo degli ambulatori psichiatrici, degli ambulatori psicologici qualche volta, perché i psicologi sono sempre di meno, no? E con una qualche funzione infermieristica, ma questo non punta all'obiettivo che è quello che dicevo prima. Quindi i dipartimenti da questo punto di vista devono riorientarsi. E perché hanno bisogno dei cittadini? Perché la salute mentale è un bene comune che ha una serie di componenti diverse, che sono sociali, che sono la dimensione biologica, che
che sono la dimensione psicologica, allora naturalmente se noi viviamo in un ambiente, no, che continua a vedere la persona con disturbo mentale, una persona pericolosa, ancora oggi è molto presente, o inaffidabile, no? E noi non possiamo raggiungere i nostri obiettivi. Allora, perché il protagonismo degli utenti, le associazioni, no? Perché sono proprio quel veicolo culturale, di sviluppo culturale anche del territorio, no? Oggi diceva un presidente dell'associazione culturale, dice, facciamo insieme un programma, no? Per i cittadini, che sia fruibile, che sia di promozione culturale del territorio. Allora il problema è che il protagonismo si gioca attraverso una crescita culturale anche economica, anche le cooperative, no? Anche le associazioni che sviluppano attività, no? con degli ottimi anche professionisti. Quindi uno sviluppo del territorio che consenta di riportare le persone nella dinamica comunitaria. Questo è l'obiettivo. Purtroppo siamo tornati indietro da questo punto di vista. L'ambulatorismo è spesa, diciamo, economicamente, no? Mentre nella logica aziendalistica, no? Noi facciamo le prestazioni, lo standard, tutte queste, mi permetto di dire, fesserie, no? Sono spese che si disperdono spesso, o peggio, che rischiano di essere anche antiterapeutiche, perché parliamoci chiaro, l'intervento psichiatrico, medico, è spesso antiterapeutico, produce cronicità e produce anche problematiche, come oggi sta emergendo da grandi personalità della psichiatria internazionale, come la Andreasen, che è stata una psichiatra americana di primo piano, che comincia a dire, badate che forse la riduzione del volume del cervello, le atrofie cerebrali, forse sono legate a un uso scriteriato dei farmaci. Certo, in America usavano lì tre volte, cinque volte di più delle nostre dosi, diciamo, cose che oggi a vederle folli, ma che allora erano, per carità, gli americani, no? Allora, il problema è che dobbiamo invece ripartire da un'idea che il nostro obiettivo è di ridare alle persone la possibilità di indirizzare la propria vita, di rinegoziare una loro esistenza sociale. E poi tutto il resto viene di conseguenza. E quindi dobbiamo smantellare questa idea ambulatoriale e ritornare a una salute mentale di comunità. Grazie al dottor Marco D'Alema. Rita Macioci, l'associazione è al fianco dei soggetti che soffrono di disagi mentali, sociali, attraverso appunto l'associazione di attività destinate quindi all'inclusione e alla non separazione, insomma, di ambiti della società. E un tuo messaggio, un augurio per non solo per i 20 anni, ma soprattutto per magari celebrare con più forza altri 20 anni, se non di più, quale puoi dare? Augurio, ecco, come ho detto prima, non lasciateci scomparire. Noi vogliamo esserci, per noi, per i nostri ragazzi, per tutti. Non fateci sparire. Quindi con questo ovviamente messaggio io chiederei, siamo in conclusione, al dottor Paolo Cori, ecco, Marco D'Alema parlava di questioni, no, legate alla salute mentale, sociali, biologiche, psicologiche, e sicuramente mai come in questo momento le sollecitazioni, insomma, sulla salute mentale sono davvero molte, quindi anche l'approccio che da sempre
c'è stato soprattutto, insomma, con D'Alema, con Cori, sulla salute mentale, della salute mentale, per te cosa oggi c'è bisogno per attuare proprio quel percorso di salute mentale di comunità? Perché l'approccio farmacologico è veramente limitante. L'approccio ovviamente legato a tutte quelle sollecitazioni, a dinamiche diverse, è importante riformulare, insomma, i dipartimenti di salute mentale, rivederli. Però quali sono le criticità? Perché ancora non si ha questa percezione della presa in carico, diciamo, della salute mentale in un modo diverso? Beh, io sono un operatore della salute mentale, mi ritengo ancora oggi, no? Io ho cessato, da quando sono andato in pensione, nel 2019, di svolgere attività clinica. È stata una scelta di vita, diciamo, consapevole, però ho continuato a prestare a mettere a disposizione, diciamo, il mio impegno, la mia voglia, la mia passione a favore appunto dell'associazione Alchimia, di cui faccio tuttora parte, e proprio perché ritengo che si può essere operatori della salute mentale anche non essendo psichiatri, psicologi o specialisti in qualche cosa di psi, no? Nel senso che tutti noi, qualunque cittadino, può diventare operatore di salute mentale e di salute in generale. Sì. Perché sono convinto, ma lo dico io, insomma, lo dicono anche ormai ricerche molto affermate, che la questione della salute dipende in minima parte dalla sanità. La salute è un prodotto risultante e multideterminato. Sembra che la sanità contribuisca sia no al 15% del concetto di salute, quindi vuol dire che i determinanti sociali rappresentano l'85%. Allora, se non facciamo entrare questi determinanti sociali nei percorsi di cura, come facciamo a riformare i dipartimenti? Cioè, rimarrà un dipartimento che si occupa dell'aspetto medico, più retrivo se vogliamo, spesso limitante sia a fornire farmaci, ma senza cogliere tutti gli aspetti e le dimensioni della vita che riguardano tutti. Cioè, io dico, quando ho pensato di utilizzare la musica nel mio lavoro, penso che ho scoperto l'acqua calda. Cioè, non è stata una grande invenzione, perché tutti noi possiamo sperimentare come, se siamo al mare con gli amici, i ragazzi, adolescenti, eccetera, si riuniscono, gli piace mettersi gli astri per la chitarra, cantare tutti insieme, è una cosa piacevole che fa bene a tutti. Allora dico, ma se fa bene a me, perché non deve far bene a qualcun altro? E quindi, però, quando io iniziai a proporre queste cose, molti dei colleghi pensavano che io stessi facendo cose inutili, superflue, ma si va a divertire, insomma. O andare a fare un soggiorno tutti insieme, proprio perché per evitare queste steccate che ci sono, lo psichiatra, lo psicologo, il paziente, no? Noi facciamo le cose sempre in cui coinvolgiamo la comunità nelle nostre cose. Guai se rimanessimo solo a fare il gruppo musicale con i pazienti, punto. E quella non è una musicoterapia, perché io spesso mi trovo a raccontare la nostra esperienza e mi dico, ah, bella questa cosa, no, non è musicoterapia, è fare musica assieme, punto. La terapia, la musicoterapia esiste, c'ha la sua dignità, ma è altra cosa. Noi proviamo a fare musica come attività sociale, ecco, prima ancora che un laboratorio. E lui è il nostro chitarrista. Folle, ma il nostro chitarrista. Elettrico. Com'è importante, ecco, l'uso, no, della parola, del linguaggio, quindi questo è sottile, ma forse la discriminante in alcuni
in alcuni casi è proprio questa. Mi veniva in mente, io non so se sarà confermato, la cancellazione del bonus cultura da parte di questo, di questo governo. Quindi forse se è davvero così, ecco, mi viene da pensare come quel bonus, tra virgolette, che era destinato ai ragazzi, insomma, di 18 anni, insomma, sia forse, boh, non lo so, il non considerare la cultura come percorso integrante e quindi di allargamento e di estensione del valore della musica, del libro, tutto quanto. Ecco, in conclusione vorrei chiedere una battuta a Paolo Buratti. Dopo aver un po' ascoltato questo, l'importanza e il ruolo della famiglia, perché io penso che non tutte le famiglie siano in grado di, tra virgolette, prima ancora accettare ma anche accogliere, no? Ma un disagio legato, insomma, alla salute mentale. Quando ci riesce, trovo ovviamente delle difficoltà, no, anche esterne, e quando invece poi non ci riesce. Beh, all'inizio neanche io ero capace, perché non ci riuscivo. Okay. Poi ho imparato come, diciamo, ad avere dei rapporti migliori in assoluto, cioè a prescindere dalla situazione da affrontare, proprio rapporti di parlarsi dicendo quello che si pensa, quello che si sente, e non cercando di imporre quello che si pensa, ma solo comunicarlo. Quindi sono cose che all'inizio nessuno è in grado. Poi, ma questo è necessario, che ci sia, diciamo, una persona all'interno, no, che abbia problemi disagio psichico per poterlo fare, o dovrebbe essere invece normale? Potrebbe diventare una cosa condivisa, estendendo la partecipazione a queste attività, insomma, tutti possono fare musica a prescindere dalla situazione familiare. Okay. Io non posso che chiudere questa bella conversazione, perché il tempo a nostra disposizione è finito, quindi io posso solo che ringraziare, e magari ritorneremo, insomma, a parlare non solo, insomma, di salute mentale, di salute, insomma, togliendo, insomma, l'aggettivazione mentale e di alchimia, e con Rita Maciocci, che ringrazio, è la presidente di Alchimia, si celebrano i 20 anni delle attività, e ringrazio i fondatori, cofondatori Marco D'Alema e Paolo Cori, e ringrazio anche le testimonianze che hanno arricchito la nuda verità di oggi: Paolo Buratti e Giulio Ferrante. E a te lascerei veramente l'ultima battuta di chiusura della nuda verità di oggi, e con un tuo messaggio, un tuo saluto. Non saprei che dire, sinceramente. Credo che dopo l'emergenza Covid ci sia stata veramente un po', come ci sia scordati un po', tra virgolette, del disagio psico, e piano piano si sta iniziando un po' tutto ad andare avanti, ecco, insomma, cioè, credo che Alchimia poi faccia parte tra virgolette di quell'associazione del terzo settore, che vabbè, ne abbiamo parlato, ecco, però credo che
ecco, si sta adesso cominciando a muovere qualcosa per noi o anche nell'ambito di questa, tra virgolette, salute dopo il Covid, perché ci si è un po' scordati, ecco, insomma. Sì, perché eravamo tutti, insomma, tutti chiusi, quindi in emergenza, non saprei altro aggiungere. Ma hai detto tutto. Quindi si riparte sperando ovviamente di essere presenti e, come ha detto Rita Macioci, di voler continuare a vivere. Grazie davvero e restate con noi con le trasmissioni di Radio Radicale.